In Italia, ovviamente, come negli altri paesi, si entra attraverso le vie legali. Più flessibilità sui rimpatri e una linea diretta tra autorità italiane e tunisine per segnalare le partenze delle barche di migranti dalle coste. Il ministro dell'Interno Lamorgese ottiene un primo importante risultato dal governo di Tunisi, ma anche dall'Europa. La commissaria agli affari interni Johansson, che l'accompagna nella due giorni in Tunisia, ammette: l'UE deve collaborare per ridurre le partenze irregolari e gestire i migranti. Che l'Europa debba cambiare passo, il premier Draghi anche oggi l'ha detto chiaramente e lo ribadirà settimana prossima al Consiglio europeo di Bruxelles.